Nuovo volto per Villa del Fuoco, Rancitelli, per questa zona dove continuano gli effetti del Murap Festival, ma inoltre il comune sta investendo una somma importantissima. Sì, in questa zona noi stiamo investendo molto sia in termini economici che in termini sociali, perché questo intervento che stiamo facendo, che comprende sia aspetti artistici che di riqualificazione complessiva, cambia il volto di un quartiere che è stato sempre considerato per le sue negatività. Stiamo abbattendo i tre palazzi in Via Lago di Borgiano e lì sorgerà una nuova piazza. Abbiamo insieme alla Fondazione Area portato avanti questo discorso del muralismo urbano facendo due interventi bellissimi su due fronti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, uno proprio sulla strada e l'altro nella piazza. Poi proseguiremo con l'abbattimento del ferro di cavallo e anche lì sorgeranno spazi di aggregazione, il campo sportivo verrà riqualificato ulteriormente, stiamo investendo molto. Possiamo spiegare quali sono queste due opere? Ecco, da un lato vediamo una parete che rappresenta cosa? Da un lato vediamo una parete che rappresenta dei fiori, è una parete floreale, già i fiori di per sé esprimono senso di felicità. E questo artista è molto bravo e molto conosciuto, è piemontese. E che nel suo stile rappresenta immagini floreali, ma in questo luogo è particolarmente indicato nel verde anche degli alberi, eccetera, della natura, si armonizza molto bene. Mentre nell'altra parte abbiamo delle api, ma non solo delle api, e quindi il rapporto con la natura, l'ape è produttiva, creativa, eccetera, miele, bellezza, eccetera. Ma anche delle immagini, vedete, che è tutto in fase di realizzazione, che riproducono l'edificio in cui ha abitato D'Annunzio a Villa del Fuoco, che è qui dietro e che ancora esiste, con la torretta che verrà riprodotta in varie parti del muro. E quindi cultura, natura, bellezza, recupero.